Ma buongiorno Cuneo. Buongiorno Granda, buon lunedì. Buon lunedì, 16 maggio, siamo già a metà del mese. Metà maggio, sì sì, verso l'estate, si corre, mese. Si rotola, noi rotoliamo. Off the Madon. Ma smettila, il famoso mese off the Madon. Ciao Beppe, come stai Beppe? Eccolo qui. Eccolo qua, è un po' sguerfo questa mattina. Hai visto? Guarda che occhio languido. Mamma mia, e vabbè, lunedì anche per Beppe. Facci sentire la voce. Sì, ma anche basta, non è che possiamo ascoltare tutta la mattina Beppe. Sì, tutta la mattina. Però... C'è un remix di Beppe. Ah, bene, che bello. Sì, sì. Ecco. Chi, co, co, co. Perfetto, stamattina parleremo giusto giusto di animali. Bene. Pensa, parleremo di un uccello molto raro perché perfetto. Insomma guardami bene negli occhi, siccome per piacere, ma negli occhi, ma negli occhi non più in basso, perché ma non ci penso neanche, non mi viene nemmeno in mente, è una cosa rara, rarissima infatti. Come è andato il weekend ragazzi? 0171698330 oppure 393 45 32 892, oppure dormite tranquilli il weekend, esatto. Se poi invece avete dato troppo nel weekend, che ci do, che dormite ci a lunedì se potete, infatti. Ma dubito. Infatti. Poi, sempre in tema di animali, parleremo delle meduse, che pare siano meglio del Viagra, vediamo come e perché. Sì. E poi film a luci... Te la magno, te le metti nelle mutande. No, assolutamente, film a luci rosse per stimolare la riproduzione dei panda. Sì. Hai capito? Delle panda? Sì, non delle panda, dei panda. Ho capito, metti un punto e una panda. È una panda, sì, e vedremo sì. Cosa succede. Esce fuori una Jeep. Benissimo, ma non è vero. Non vabbè. È vero, oh, vabbè. Fred De Palma, cominciamo? Come no? Lunedì 16 maggio, buon risveglio. Io c'ero, yeah, te lo ricordi quando mi chiedevi chi sa che profumo al cielo, yeah. Io ti guardavo e ridevo, yeah. Ma adesso mi è caduto addosso il 13 di agosto. Mi perdo nello spazio, non so qual è il mio posto. Hai paura di cadere, io che so paura volo. Buttati con me, anche se poi dura solo. Como tú y yo queda un poco. Que yo te gusto lo noto. Y yo me vuelvo loco cada vez que te toco. No me importa tu pasado, tu antecedente. Baby, yo vivo en el presente. Somos tú y aquí importa la gente. Para mí una noche es suficiente, yeah, yeah. Trépate, trépate, trépate encima. Aquí tú y yo para cambiarte el clima. Qua
Allora, iniziamo con il nostro caro uccello molto raro, è quasi estinto. Buongiorno Ginevra. Ecco, lascia stare il mio tè verde già di prima mattina. Ginevra e Beppe. Allora, questo uccello molto raro è talmente raro che potrebbe estinguersi perché ha dimenticato come si fa a corteggiare la femmina. No, ho capito. L'uccella, hai capito? La passera. Dai! Allora... Si tratta di uno degli uccelli più rari al mondo, dal nome irripetibile, quindi non lo dico e non ci provo proprio. E gli esperti temono che presto possa estinguersi perché ha dimenticato come si fa a cantare. Questi uccelli che si trovano in Australia, il caro estinto, si trovano in Australia, un tempo erano a centinaia, ce n'erano proprio tanti, ma ora... Saltavano, come i canguri. Sì, se ne stimano solo 300 esemplari in tutto il mondo, pochissimi ragazzi, veramente pochissimi. Erano... Uno è qua. Ma per carità di Dio, non è vero. A forza di viaggiare. Ma smettila, erano noti anche per la complessità delle loro canzoni di accoppiamento. Sì. Ma da quando... Si sente cantare in piazza Europa. Certo, c'è giusto uno qui. Ma da quando il loro numero ha iniziato a diminuire, gli ornitologi hanno notato che i maschi non cantano più come una volta. No, sono in playback. Sì, esatto, cantano e hanno l'autotune anche. Sarà per quello che non si accoppiano più. Ecco, uno studio recente ha mostrato che questi poveri uccelli, povero gabbiano, mi viene in mente, ma no. Allora, questi poveri uccelli sono talmente pochi che non hanno la possibilità di imparare cosa dovrebbero cantare per attirare la loro femmina. E quindi non mandiamoli un copione. Smettila, non hanno la possibilità di frequentare altri uccelli della loro specie e imparare come dovrebbero essere i loro richiami. Così le femmine arrivano. Devono cantare anima mia. No, non devono cantare anima mia. È un disastro. Gelato al cioccolato. Ma nemmeno, per favore, non è così che ci si accoppia. Per piacere, andiamo avanti. Lorenzo e Elena. Dai. Come no? Ciao Lorenzo e Elena. Vabbè, salutiamo anche San Giovanni e tutti gli apostoli. Ma cos'ha stamattina? Sono molto sensibile alle cose degli altri, che mi prendi i miei spazi e mi metto da parte, soprattutto alle tue che vengono prima delle mie. Una vita per due, non la posso gestire. Vorrei di viaggio ma non ci riesco, voglio stare in pace con me stesso. E tu da me hai bisogno di molte attenzioni, io per te ho bisogno di tempo. E ce ne non c'è, le chiamate perse, i viaggi nei treni per venire da te. Mi mandi in cortocircuito, mi mandi in cortocircuito. Mani di controllo, tutto sotto controllo. La testa sta a passo, ma nel posto sbagliato. Non posso accettarlo, nel mio calendario non ci sia spazio per le tue chiamate. Cosa posso fare per sistemare i pezzi che ho perso di noi? Pensavo fosse facile gestire le paure che ti mangiano. Sei perfetta per me. Non mi dire che non c'è soluzione e che non sei perfetta per me. Vorrei dirti addio ma non ci riesco,
voglio stare in pace con me stesso e tu da me hai bisogno di molte attenzioni, io per te ho bisogno di tempo, le cene in hotel, le chiamate perse, i viaggi nei treni per venire da te, mi mando in cortocircuito, mi mando in cortocircuito. La canzone dell'asilo, San Giovanni. No, ma io che carino. Circuito. Ma dai, circuito. Ma lo sai che piace tantissimo, sì, sì, tantissimo, bambini, San Giovanni, sì, no, non sì, è anche vero, a Povia, ma sì, no. Sì. I bambini fanno... Oh. No, è bravo, bravo. Ma buongiorno ancora. Rieccoci per questo qua. Lunedì. In questo lunedì mi parliamo preparando per i bersaglieri. È vero, è vero. No, ho visto che hai portato già la tromba. Da oggi, un sacco di eventi a Cuneo. Sì, sì. Allora, adesso... Le trecce tricolori. Ma per piacere, adesso parliamo delle meduse, delle meduse. Sì, parliamo meduse. Che sono nelle meglio mutande. Del Viagra, più o meno, infatti. Ma non è proprio così. Allora, ti fai un bel bidet con una medusa. Ma no, assolutamente, sì, la medusa nel bidet, sembra sì, il titolo sì. di un film, sì, va sì. bene. Comunque, altro che Viagra, per combattere l'impotenza si potrebbe ricorrere alla medusa, o meglio... Medusa film. Ma va, o te meglio, ricordi? Sì, certo, sì. alle tossine che la medusa ah, rilascia. Alle tossine. No, alle tossine. Ah, oh, e qua ha dichiarato una ricercatrice. Senti, per piacere. Ginevra. Allora, questo sì. lo dice ha letto, una sì. ricercatrice australiana ecco. che sostiene che la puntura della medusa Irukandji quindi solo di questa specie di medusa è più, qui è più brasiliana provoca esatto infatti provoca smettila un'erezione prolungata accompagnata da credo. Dolore paralisi ipertensione e potrebbe è anche Irukandji. E smettila potrebbe anche 30 centimetri smettila di smettila di dire porcheria alle 8 del mattino oh, può anche rivelarsi mortale a questo punto non direi che è meglio del Viagra però no. le capita di tutto con questa capitone roba qua capitone proprio. Comunque, secondo la ricercatrice, si dovrebbero isolare le tossine prodotte da questa medusa, quelle lì che provocano questa cosa incredibile, ed elaborare un rimedio contro la l'impotenza. La farei provare al comitato tecnico scientifico. Ma no, ma sì, sì. certo, ma poveri. Dentro una stanza tutte le venti. Ma per piacere, la medusa di questa una vasca. Specie è molto rara. Meduse. Il Irukandji. La vogliamo finire. È molto rara. È fino... rara. È rarissima. E finora è stata trovata solo al largo della costa nord-orientale dell'Australia. Ma infatti, tutto in Australia tutto in succede. Australia, anche stamattina oh, tutto ne hanno di animali strani da sì, quelle sì, parti lì. I canguri. Ma sì, sì. cosa c'entrano i canguri? I Irukandji. Ma per piacere, è rimasto scioccato. Sì, nel borsello davanti. Ma c'hanno piacere. Un Irukandji. Orro! Amore e morte si fanno le coccole. Lo diceva un saggio mentre andava a zoccoli. Proprio come il mio amico Zocco. Quando beve mette tutti quanti i pensieri a posto. E sotto effetto siamo meglio anche noi perché provi molta meno vergogna. Perché odi tutta questa gente intorno e li vorresti fare fuori con un colpo solo. Ma non mi basterebbe un giorno solo a scoprire cosa gira intorno a la tua testa con i riccioli d'oro. Fai capriccio io scoppio. Giuro che non ti sopporto se non guardi e poi mi chiedi cosa ho. Cerchi solo di succarmi energie e non ho tempo per le cose. Ho già fatto troppe cazzate mie parli tutto quello che vuoi ti ho già detto tutto quello che so ho bisogno del bene che mi dai. Tu hai bisogno di scappare da un po' fai uno squillo quando sei qui in zona. Se mi prendi ti chiamo qui sopra. Perfumiamo per un paio d'ore ma mi basterebbe un quarto d'ora. Fai uno squillo quando sei qui in zona. Se mi prendi ti chiamo qui sopra. Perfumiamo per un paio d'ore ma mi basterebbe un quarto d'ora. Di cose che non ho, c'è già una lista. Non mi perdonerò se ci dovessi finire su. E non sto con gli occhi dalle tue smorfie. Ho solo due mani ma le ho già morse. Avessi 70 mani o forse le terrei tutte quante insieme tra le tue cosce. Amami come si deve. Ho gli occhi a cuore, alziamo i soliti gomiti a bere. Ti mando un text, ti vivi un capo di un mondo di bene. Vogliamo fare che ci dimentichiamo di avere più di 30 anni, baby. Non mi ero mai più divertito così. Ho fumato tanto da non essere io. Non ho più tempo per le cazzate tu.
ho già fatto troppe cazzo di me. Parli, parli tutto quello che vuoi, ti ho già detto tutto quello che so, ho bisogno del bene che mi dai, tu hai bisogno di scappare da un po', fai uno squillo quando sei qui in zona, se mi prendi ti chiamo qui sopra, poi torniamo per un paio d'ore, ma mi basterebbe un quarto d'ora. Squillo quando sei qui in zona, se mi prendi ti chiamo qui sopra, poi fumiamo per un paio d'ore, ma mi basterebbe un quarto d'ora. Yeah, ma mi basterebbe un quarto d'ora. Yeah. Oro 13 Mecna. Oro, oro e argento. Ecco, e mirra. E adesso parliamo dei panda. Ma quale birra? Oh, passiamo ai panda. Parliamo dei panda, perché sappiamo bene che sono già da tempo in via d'estinzione. Sono una specie molto, molto protetta. Ma che carini che sono i panda. Protetta, sì. Smettila di dire e fare cose strane. Alle 8:27 in Cina, non si può dire protetta. Non si può dire protetta. In Cina, gli scienziati, per evitare l'estinzione... Se anche voi siete protette, 0171-698330. E se sono contro le tette, cosa si fa? Piatte. 393-4532-892. Va bene. In Cina, gli scienziati, per evitare l'estinzione dei panda, talvolta usano questa tecnica alquanto discutibile. Sì. Quella, appunto, Gigi D'Alessio. No, di far visionare dei filmini espliciti con scene di sesso sfrenato fra panda. Ho capito. Hai capito? In un centro... devono fare il CID, se due panda... No, ma no, cosa c'entra? Cioè, sì. Incidenti tra panda? Tra panda, ho sì. Ho capito. In un centro 4x4 per la... con... No. No, ecco, in un centro per la protezione dei panda, ad esempio, un esemplare femmina era rimasta incinta dopo aver appreso le tecniche riproduttive della sua specie attraverso proprio una serie di filmati dimostrativi, quindi dei filmini hard... per i panda. Naturalmente, chiaramente i filmati riguardano panda che si accoppiano, certo. Non è che gli fanno vedere questo i film di Siffredi, no, per dire, ecco. In Cina? In Cina, ho capito. In Cina, sì, in sì, Giappone? Sì, hai capito? Non lo so, in Giappone userà le punto. Le Hyundai, no, le Hyundai, va bene. Infatti, sì. Interessante però. Guarda. Soprattutto per i carrozzieri. Esatto, lavorano da paura. Una canzone d'amore. Buttata lì. Così, proprio. Buttata via. Buttata via. Quasi così me la tengo però. Va. Vasco. Mica facile. Hai ragione pure te. Le mie scuse sono inutili. Ma non posso stare senza dirtele. Sembra strano anche che io non possa più proteggerti, e non è mica facile, hai ragione sempre te, le mie scuse sono inutili, ma non posso vivere senza di te. Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia. Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una canzone. Sembra strano anche a me, ma non voglio più nascondermi, e non è mica facile, hai ragione sempre te, e io devo riconoscermi, ma non è possibile se
attesa di te. Una canzone d'amore buttata via. Oh. Io te le canto, te le suono, tu non sì. mi ascolti. E io non ti considero, infatti, vabbè, oramai va lo sai che è così. Benissimo, siamo arrivati Devo in chiusura. Via. Ma dai, mi dispiace tantissimo, arrivederci, benissimo. Te la canto e te la suono come i panda. Sì. Sì, vabbè, sì. Cosa come i panda, ma per piacere. Va bene, allora... Vi dobbiamo salutare, l'appuntamento è per domani mattina, sempre con il nostro risveglio, tutte il nostro tre, gallo. Tutte e quattro. Chi è là? Anche Ginevra. E Ginevra. Certo. E Ginetta. No, fatti Ginetta bravi, non c'è. Bevete tanta Ginevra. Ma per piacere. E non fatevi il pollo però. No, 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 assolutamente. Un bacio e un abbraccio. Ciao, Stereo 5!